scusa. Sai che a noi dà il problema della webcam che devi resettarlo ogni volta? Lui sì. Il microfono. Dovrebbe sentirsi adesso, finalmente. Ho detto che c'è un ospite e adesso può entrare finalmente. Ospite. Ospite, dai. Ospite. Vai. Dai! La faccia, gatto, mi serve la faccia, gatto. Minchia, devo fare una caccona. Dai, gatto! Dai! Non ci passo per ciccione, dico che devo cagare piuttosto. Guarda che sei in tangenza perfetta con la webcam, incredibile, guarda. Con la webcam tangenziale. Andiamo a comandare. Lo puoi mandare fuori, per favore, Karim? Tu l'hai voluto. Non gli va bene niente. L'ho chiamato io, scusami. Ti faccio pagare l'affitto, ti faccio pagare. L'affitto? L'audio dovrebbe sentirsi, ragazzi, l'audio. C'è l'audio, credo. Non so, Gabriel, ci sei? Gabriel, sei connesso? Simo. Salve, salve. Karim, prima gatto se l'è messa, se l'ha messa, esatto. Si sente. Ciao, Manu! Si sente? Uè, KN! I'm Batman! Simo, vuoi far vedere i tuoi followers quello che abbiamo acquistato con... Questo sì, questo sì. Questo sì. Followers. Followers. Volevo farvi vedere... No, Karim, devo disegnare tra due minuti. No, è vero, effettivamente. È la morte. Andiamo nell'altra stanza. No, ragazzi. Questo è il centro, chiudiamo tutto qua. E morite? Non abbiamo le... E morite. Stasera. Dai. E poi si vede da fuori. Kitsune, non è domani l'open day, è sabato. Domani c'è la 24 ore di gatto. Dove lo attacco? 24 hours? Dove, Karim? È gatto? Scusami. Hai voglia di andare sotto a attaccarla? Dai, vado io. Tieni. Tanto sei già a metà strada. Dai! Che adesso non l'attacca più! Cosa stai prendendo? Perché se, un bastone. Se mi piego rischio di caccarmi addosso. Itami, l'ho finito. Oggi lo retiniamo. Non credo di riuscire a finirlo di retinare, però te lo finisco poi in pre... Cioè, oggi le facciamo un pezzo e poi continuiamo. Woo! Ho perso la vista! A me non dà fastidio perché glielo punto in faccia a lui. Fa veramente perché lampeggia? E io pensavo si potesse regolare, invece fa il cazzo che gli pare. Non c'è un'applicazione per il cellulare? Però ci sono delle stelle qui. Ah, credo... Si vede le stelle? Niente. Scusa. Credo... Facciamo la live così oggi? Divertiti. No, ho bisogno di spegnerlo. Gatto, perché? Aiutami, gatto. Devi strappare gatto, ho perso 7 di ottrio. Taglia il cavo. Con la bocca. Aspetta. Voilà. Non gli va bene iniziamo subito a retinare, ragazzi. Guarda che 6 euro. Va in ritardo di nuovo la webcam oggi, di brutto. Tanto? Un ritardo incredibile. Guarda. Niente. Va bene. Staccala e riattaccala. Cosa? Montare, cosa? La webcam? Sì, perché vuoi fare altro? Devi no, se devi proviamo. Se devi stare, mi metto lì. Proviamo. No, devo montare perché sennò... Tanto anch'io ci vado a montare poi domani. Stacco un attimo, ragazzi. Volevo fare una cacca, ma ho paura si sente il live. No, no, imbarazzo. No, non si sente. Non si sente. Entrambe le porte. No, ha ragione. Karim. Ci va sempre. Karim. Dimmi. Ha risolto il problema. Staccando. Ma tu non hai mai staccato riattaccando? Sai perché? Perché tu mi hai detto non staccare, ancora ci sono poi casini. No, è vero, perché io ho paura che staccandola e riattaccandola non la leggesse più OBS. Perché di solito capita con il microfono. No, quello è un problema molto vecchio. Ah, okay. di OBS old. Aspetta che tolgo la messa a fuoco. Non c'è messa a fuoco. La nuova. Perché mi viene dalla tasca? Che non mi serve, abbiamo fastidio. Ti sta punzecchiando? Sì. Mi sa che va di nuovo in ritardo. Sì. Ma magari. Niente. Conta che c'è un processore di un computer vecchio come il Google. Non è. Santo Dio! Cos'è successo? È caduto il poggia. Si è smontato. Guarda! Oh cazzo! Per quale motivo non l'ho toccato? Niente, ragazzi! Chiudi la live. Allora, ci vediamo domani. Da che parte? Toglilo, carino. Non si attacca più. Lo porto lo togliamo tutto. Niente. È stato bello. Ragazzi, oggi è l'inferno. È l'inferno oggi. L'ha spaccato. Guarda che cos'ho. Che cazzo? Esattamente nella mia borsa. Le salviette? Facciamo vedere. Tanto arriva fra un quarto d'ora, aspetta. Ecco. Fresh and clean per il culo? Esatto! Dai, posso andare a fare la pipì prima? Sbrigati. Come?
Ok, iniziamo, dai. Itami, ci sei? Ce la fai? Ecco. Ti piace Itami? Ora, ho passato il retino un quarto d'ora fa. Lo so, ragazzi, lo so che è in ritardo oggi la telecamera, lo so. E dopo vado a comprare anche dell'acqua. Sì, è il caso, potrebbe essere effettivamente il caso. Beh, io non ho un cazzo per domani, né Red Bull, né... Beh, stasera andiamo, c'è il Carrefour 24 ore. Scusa, apro un attimo la finestra perché mi è scappato un gatto, pochino. Dai, gatto! Scusa, sto facendo... Io devo andare in bagno. Cazzo! Lo faccio per te. Grazie, sei gentile. Scusa, dal mio punto si posso anche stare un attimo, non voglio... Un attimino solo. Questo tempo... Non la volevo fare, per far pipì è andato a scrivere un tema. Esagerato col taglierino. Lo so, ragazzi, è magia. Vai. Parto io, Gatto. Beh, loro vedono te e il disegno. Va bene lo stesso. Questa dai. È la gomma a pane? Sì. Che buono il puzza? No, mi piace un sacco. Se puzza puoi dirlo, No, no, mi piace il profumo della gomma a pane. Sì? Sì. Me la mangerei se non fosse mortale. Tossica? E la mia è perennemente grigia comunque, di questo colore qui. Prego. Grazie, caro. Ho aperto un attimo. Stai volendo, caro? No, mi è uscito un attimo. Sì. Un attimo, pochissimo. Meno male che non c'era. E poi l'ha detto in live. Giustamente. Se c'eri, io ero in bagno, quindi. Ah, giustamente. Hai ragione. Il problema non si poneva. Quanto like si chiede un attimo. No, like i commenti del video. Da te. Cosa? L'hai attaccato il wifi? Sì. Ok. Che dovevo fare? La cacca, gatto. Non mi portavo in bagno proprio. No. Vuoi un fumetto, gatto? Ah, vi consiglio la terza stagione di BoJack Horseman, che è figo. Mamma mia. Io sto guardando Ozark. L'hai finito tu, gatto? Le prime due puntate è bello. Ci sono un paio di puttanate anche lì. Sì? Beh, una... Vabbè, poi ne parliamo. No, forti, è che sono... sono in astinenza di live, perché Karim oggi ha saltato la sua e quindi niente, sono tutti sovraeccitati. Niente, non riesco a frenarli oggi. Vero Karim? Stai zitto. Va bene, visto. Poi mi tratta malissimo. Non so perché mi deve trattare così male, Sta gridando dal bagno, gatto. Gli stanno telefonando? E qua è il suo iPhone. Ah no, questo è il tuo, Karim. Karim, qua c'è il tuo iPhone, comunque. Riprendo il mio iPhone 6 Plus. Come? Il tuo iPhone? Insieme al mio smartwatch. Karim ha saltato la live perché prima abbiamo avuto un appuntamento, quindi niente. Io ce l'ho fatta al pelo. Ce l'ho fatta al pelissimo. Cosa fai, Karim? Niente. Che cazzi vuoi? Era per... Ma che così. Cazzo vuoi da me? Vabbè, ma che invitati sto in di merda? Niente, ragazzi. Sto scemo. Va bene. Allora, ragazzi, io vi avviso. Se nelle prossime settimane di colpo smetteranno le live di Karim è perché è morto. È morto. Ragazzi, per il canale Telegram, cercate solo Simone Di Meo, tutto attaccato. Perché Simone Di Meo News è il titolo. Ho 1 miliardo di like, uccido YouTube. Me ne bastano meno, cari. Me ne bastano meno. Ti ricordo che io, che senza di me quelle live su Twitch mica le facevi, È vero. Rimanevo su Instagram con il sincro. Con il 4G. The land of confusion.
In the... Cosa cream? In the land? In the land of confusion. Perfetto. Come? Finalmente gioco a Destiny, è incredibile questa cosa. Karim, ma sono in live. E quindi? Internet. Mamma mia. Scommetti? Allora ragazzi, se salta la live è colpa di Karim. Se si ingolfa... Niente, è venuto solo per disturbare oggi. Dove vai, scusami? No. Sì. No, no. Non la voglio. Non la voglio la go- Non la voglio la tua cazzo di Goleador. Karim, metti ansia, Karim. Metti ansia. Karim, cosa stai... Mi piace guardarti lavorare, Simone. A me piace guardarti dalla finestra mentre ti cambi. Sembrava molto detta così la frase. Sei apparso? No, no. È vero quando siamo tutti e tre. Ma va? Vai via, Simone. Così siamo in due, Karim. Siete in due poi. No, siamo in due. E poi ragazzi abbiamo ritardato anche perché dopo la fine epica finita bene di ieri di Blue Horizon ci voleva un po' di stacco. Giusto Karim? È vero. Ieri è stata veramente epica finita benissimo. È veramente. Ieri è stata la miglior live che io abbia mai fatto. E perché c'ero io, principalmente. Vero? L'hanno detto anche loro. L'hanno detto anche... Non è vero, non hanno detto niente. No, nessuno ha detto questa cosa. Bravi. Cosa sta scrivendo? Certo. Quei traditori. Cosa sta scrivendo? Traditori! Grazie ragazzi, grazie. Le live sarebbero state molto diverse senza tu uccidere o uccidere. Cioè molto più belle. Normali. Sarebbero state fatte belle. Da persone normalissime, sì. In the land of confusion. Wah, wah.
Non ho... non ascolti musica bella. No, non ho capito, vorrei un ripeti, se fosse possibile. No, dai. Non è possibile? Non so farlo bene, tra l'altro, non quella gola lì. In the land of... Confusion. Perfetto. Wah! Wah, wah, com'è? Scusami. Wah. Non riesco a parlare, mi fa malissimo. A poster. A poster. Sa gatto come sta nel bagno, ragazzi? Sai come sta andando la cagata? Spero bene, perché ci tengo che rimanga vivo. Che dici, Karim? Sei d'accordo con me? Ragazzi, Karim sta giocando a Destiny comunque in studio. Ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta. Gatto in bagno da circa 6 ore. Gatto, tutto a posto? Hai chiuso? Hai chiuso la run? Hai chiuso la porta, chiudi la porta. Prima di... Che schifo. Gatto, hai chiuso la run? Tutto a posto in bagno? Come metà? Imbarazza perché mi sento parlare. È proprio per quello che non dovresti imbarazzarti. Perché non stiamo zitti per ascoltarti. Nego. Come? Cosa fai come... Fai come PewDiePie, fai? Vorrei poi chiedere scusa, gatto, scusami. Ragazzi, siete caldi per la 24 ore di gatto di domani? Gatto no. Non è caldo. Adesso? Adesso non mi sembra caldo. Allora, se ne rompi i coglioni. Come? Uno prende l'ufficio per dire. Per lavorare. Fare le cose belle. E arriva loro? No. Va bene, dai. Cosa fate per divertirvi? Vi pisciate in bocca a vicenda? Karim. Karim. Aspetta, no. Niente. Sono in Search and Destroy. Cosa? Sono in Search and Destroy. Perfetto. Ho tutto l'aulico, Search and Destroy. Sta giocando alla play. Dai, sta giocando alla play. Ah, play. Cazzo, siamo dei campioni. Vabbè, va bene, va bene. Ci sarete anche tu e Karim le 24 ore. Se gatto non ci butta fuori dal nostro ufficio, sì. Perché dovrei? Ai e Manu dice a Black Ops 3. E Manu, no, a Destiny. Sta giocando a Destiny. C'è Manu? Sì. Hai mano con gli underscore. Gatto, sta arrivando una puzza immonda. Sì, gatto, sta arrivando una puzza immonda, gatto. Io mi ammazzo apri adesso. La finestra! Mio Dio, è finita! O apri la finestra. Ragazzi, grazie per essere passati. Fammi un puzza. È comunque il profumo ambiente che avete spruzzato. Alla merda? Io la merda non la sento. È perché è tua, gatto. Ce l'hai nel cervello la merda, Simone. Quello è sicuro. È per quello che si sente. Uè, Kayanie. Kayanie. Non sono capace a dirtelo. C'ho un'età io, c'ho mica da cazzeggio. C'è te dell'acqua. Boom! Vabbè, sto facendo il curry anche su Destiny, provare, merda, tutti in merda. Però ti devi rilassare. No, fammi provare. In mano mia. Va bene. Hai vinto. Ho vinto tutto. Ah, scusami. Cosa hai fatto? Crogiuolo? Provare con le tue persone. Hai fatto crogiuolo? No, è Search and Destroy. Crogiuolo? Sto facendo. Cos'è Search and Destroy? Cerca di distruggere, cioè o pianti la bomba oppure uccidi tutta la squadra. E sono le regole quelle, se non le sai. Cioè... E lui che mi ha risposto. Guarda che non rinasci e se muori. Oh,
Oh, sei merda, nella zona. Destra, destra, destra. E niente. Ciao, non lo sentivo come facevo. Grazie mille. Cosa ha fatto? È morto. Perfetto. Bravo gatto, bravo. Grazie caro, è stato un piacere, accendo la macchina del fumo. Ma l'accendi? Ma non è che deve disegnare lui? Gatto! Ma non che non lo faccia, perché, perché dovrei? Non ho motivi. L'ha detto, io l'ha detto. Non ho dei motivi. L'accendi gatto? No. Io mi metterei lì con te, Simone, ma non ci sto. Vieni. Non ci sto. Prendi una sedia. Ma non ci sto, devo montare. Devo uscire il video. Quando? Lunedì. C'hai ancora 10 giorni. Eh sì, infatti domani è una giornata free che... Domani è tranquilla, gatto. Cagati addosso e lecca. Ti commento la live se vuoi. Mad Maver mi dice: come fai a disegnare con questa concentrazione in mezzo a questa apocalisse? Quando inizi a frequentare le fiere di fumetto, questo è niente. Quando uno inizia a imparare a fare le commission alle fiere di fumetto... Sì, ma sta disegnando, non è che sta disinnescando una bomba, ecco, ecco. E poi arriva Karim e disintegra tutto quello che è il mio lavoro. Cosa vuol dire 100 euro per una commission? Se volete un paio di cuffie buone, compratevi queste. E niente, gatto è da stamattina che è arrivato, che deve fare televendita. Simone ha detto che si compra il mio iPhone e il mio Apple Watch. Simone, datti una rilassata però, dai. E compra le cose. Io, Karim? Karim, sì, io? Sì. Madonna mia. Merda. Merda, ma visto niente, finita. Porca puttana, che errore. Hai fatto la merda? Cioè, gatto, sì. Ho fatto la prima parte. E la secondo episodio, gatto, quando... A breve, si mostra il teleschermo. Marco, grazie mille. E buon pomeriggio anche a te, comunque. Mi fai molto ridere. Quando soffio? Ah no. gatto, sono enormi quelle cuffie. Gatto, sono enormi quelle cuffie. È un operaio dell'Enel. Sono gigantesche quelle cuffie. Ma no, allora sono a te che stanno enormi. Sembri uno di quelli, cioè, che... Perché tu c'hai la testa più tonda, quindi sembri... Sembri Doraemon, gatto. Cosa, gatto? Sono dei capelli di immigrato clandestino che sta scappando. Sai chi sembra? Sembra... Freezer di Dragon Ball. Vabbè. Va bene. Sai che senza di te tutta questa volgarità era sparita in ufficio? Sei contento? Moltissimo. Però queste sono incredibili. Sì, sono bellissime. Dai. Guarda che quelle sono fiche. Non le hai provate? Le tue? No, dopo. Gatto, vogliono vederti con le cuffie, niente, non si può. Fai una foto. Non riesco a attaccarmici col Bluetooth, però. Con il Bluetooth? Che cazzo, mi volta. Ma tu compri delle cuffie fighissime che sono complicatissime poi, come l'altra volta. Karim, hai vinto di nuovo? Stiamo facendo i culi, abbiamo vinto tutte le partite. Ma io voglio giocare con te, non potrò mai giocare con te, quindi. No. Se tu... O tu rimani in ufficio e vado a casa. Giochi col mio account, così vinci sempre. Marv dice: se giochi coi livelli 4, santo cielo. No, sono io livello 4 in realtà. E gli altri?
Marvin, sono arrivato a livello 8. Ho giocato ancora un'ora ieri sera, finalmente. Col culo rotto? Sì. Sono i retini adesivi, ragazzi. No, Manu, in studio non ha nessun tipo di errore Destiny, mi ha chiesto Manu. Karim? Mi ha chiesto se c'è qualche errore a Destiny. No, va benissimo, sta andando benissimo. Abbiamo vinto 6-1. Vuoi che ti faccio un applauso? Se è possibile, grazie mille. Campione! Campione! Ragazzi, vi ricordo che domani la live non c'è perché siamo tutti e mille in live da gatto. Finché saranno svariate sorprese. Una, credo. No, un bel po'. Sì? Beh. Vabbè, guarda lì che roba. Ci sono un po' di sorprese, sì. Domani è uno show, praticamente. A che ora comincia la live? Alle 10 comincia domani, giusto gatto? Dalle 10 alle 10 del giorno. Dalle 10 alle 10. 10 alle 10. Va bene. Io non vi sento, però vi sento. E gatto, avevano chiesto a che ora iniziava la live solo. Niente. Cazzo, Karim, sono peggio di questi. Sì. Non si sente. Ecco, l'abbiamo capito, gatto. Hanno chiesto, gatto, niente. A che ora inizia la live? L'ha detto, l'ha urlato. Ah, ma allora hai sentito, rispondi, gatto. Sto lavorando. Sì, ti faccio una foto. La metto su Instagram. Bella, tutto rego. Adesso mi è arrivata una donazione. Madonne, grazie. Grazie, grazie. Scusa. Sta ascoltando. Vieni qua, dai. Cosa succede? Nano di merda. Non sente niente. Coglione impestato. Oh! Se l'è tolto. Ma che musica di merda, gatto! E l'hanno detto insieme. Sta mica caricando qui, guarda. Sono bloccato nell'aereo. Perché? Che cazzo ne so. No. Senti che roba. Coglione. Ti ho sentito, gatto. Perché sono molto vicino. Era esageratamente vicino, si sente bene, bro. È perché il volume è basso. Così non me le metto, mi spacco le orecchie. Si sente. Ho schiacciato qualcosa, gatto. Gatto. Le ha rotte? Ha detto una frase, gatto. Ha detto voglio un max. Ma mi ha gridato fortissimo nelle orecchie, mi ha gridato.
Madonna mia, cosa ascolta, gatto? Dai, che poi le canzoni che conosce io, Toby. Dai, Karim, che... Karim, dai, che poi se canti così bene mi tolgono l'audio delle live per i diritti, dai. Puttana merda. Avril Lavigne merita sempre, ragazzi, no. No. Forse quando avevo 11 anni. Ma infatti ho fatto un revival di... L'hai accesa tu, gatto? Ciao ragazzi nuovi! Un'idea. Sai che un'idea del cazzo, però. No, un'idea del cazzo, ok. Ma cosa stai facendo con ste cazzo di luci? Ma va a cagare. Non ho capito. Puoi ripetere, Karim? No, no. Dov'è che devo andare? Mi chiudono la live. Non usavo Avril Lavigne. No, non usavo Avril Lavigne. Per fare skate in Piazza Castello, ragazzi. Dai, ce l'ho fatta! Che triste, stanno tutti con le cuffie, ragazzi. Questo studio è veramente triste. È un ufficio, Simo. Sì, va bene. Karim, me lo dici mentre stai giocando a Destiny, dai. È comunque un ufficio, non dai. È un ufficio se gioco a Destiny. Certo, soprattutto a Destiny. Karim, Manu ha detto, Karim, già che ci sei, caricami il video di DayZ. Ma perché? Non lo so. Ma che vuole? È una merda il video, Manu. Non ho caricato per quello sul canale. Che video? Di DayZ. È un video dove in 10 minuti non succede niente. E basta, finisce. Non l'ho visto. Non l'ho caricato. Perché Manu non sa della sua esistenza? Niente, Manu. A poster così, dai.
Karim. Niente, volevo solo romperti il cazzo. Si può? Si può? È violento, ragazzi, io ve lo dico, è violento. Grazie, Sibbe. Cosa? La porta? Quello lì parla da solo. Pazzito completamente. Ma sta parlando col video? Tutto fortissimo, t'ho visto. Ah, ma non stavi parlando col tuo video, gatto? No. Ragazzi, gatto parla da solo. No, sì, beh, perché se lo accoltello poi vado in galera, non voglio. Non ne vale la pena ammazzare Karim. Questa cosa voglio. No, a me un paio ci possono stare. Cazzo. Gatto, ma quale video stai montando? Giorni Gamer di Salerno. Oh. Bastani, grazie. Ah, ragazzi, c'è una domanda per tutti. Vai. Bastani dice: la mia ex mi ha appena chiesto di uscire. Cosa devo fare secondo voi? Rifiuto? Sì. Perché? Dammi una motivazione. Aspetta che finisce il tema di Mario. Il tema di Mario. È lungo. Che parla. Non vi sento più. E Karim, secondo te? Ma non abbiamo contesto per dire niente. Ma una risposta, Karim. Non deve essere tutto per forza così difficile. Ma tu cosa faresti? Tu cosa faresti? Ma dipende dal contesto deficiente. Se la se l'ex fidanzata è un serial killer. Spero di no, dai. No, perché se ex un motivo ci sarà. Magari non andavano d'accordo. Dai. No, dai. Per te no. Okay. Gatto per te? Aiuto! Gatto per te? Non mi sento finché non finisce. Niente! Pastani, niente, mi dispiace. Posso vedere? Ma che la risposta poi sarebbe: ma chi se ne frega? Uno ci prova, ragazzi, uno ci prova a interagire, ma non è sempre così facile. È finita, niente. Dimmi. La domanda è questa. Cosa fa? Pensavo mi volesse parlare nell'orecchio. Gatto, quindi la risposta? No. Ah, e no, per te? Ci sarà un motivo se la sua ex. Sì, cioè, la mia però dipende... non t'ho sentito, non t'ho sentito. Però dipende per cosa ci stai uscendo, capito? Ma vedi, cretino, allora il contesto... Ma allora sono deficiente. No! Ti ho detto il contesto e tu rispondi dipende. Cosa, allora sei coglione. Scusami, che cazzo vuol dire il motivo per cui ci stai uscendo? Magari vuoi solo fare con... un po' di sana attività fisica. Dai! No, no, non è giusto. Perché non è giusto? Troia. Ma... Gatto! Gatto, nessuno ha tirato il permesso, gatto. Vabbè, ma niente. Niente. La montare. Io stavo facendo. Stavo ascoltando il tema di Super Mario. Io ma non sono... è il tema di Super Mario. Vengo Mario che dice... Occhi, occhi. E invece mi fate tutto quanto Mario. Vabbè. Che triste, gatto. Cos'è che dice? Occhi, occhi. Va bene. Perché praticamente c'è questa scena di io che sono sul treno, no? Here we go. E cerco di connettermi a internet e lui fa delle frecce. E sai che c'è la rotellina lì all'infine, l'ho fatto uno zoom che va fino a stringere la rotellina io faccio zoom e poi rizoom sulla scheda. Siamo spettati, non funziona un cazzo. E io mi faccio il pollice e volevo. Occhi. Però non l'ho trovato. E che devo fare? Niente. In culo. Beh, che schifo. Ce l'hai messo tutto quanto. Il canale, Karim? Beh, sì. Tropic Thunder. Ui, Dark Side of the Pig.
cos'è? Grazie mille, che giga donazione. Da quanto? Da quanto? 51. E se, oltretutto è il nuovo top donator, perché 51 effettivamente era 50 prima. Era 50 e devo cambiarlo. Come devi cambiarlo? Non devi fare niente, fa da solo. No. Il mio no. Guarda, io dopo magari me lo spieghi. Non ti sento, c'ho da lavorare. Se non smetti di parlare. Va bene, Darkseid, va benissimo. Errore mio. Questo qui è già una top donator a mano, dai, come negli anni 30. Come? Bravissimo. Sei un deficiente? Non ho capito. Sa fare carino che non le vuole fare un cazzo. Cosa? Perché lo fa in automatico. Eh no, ragazzi, non ho neanche... A me piace scriverlo a mano. Ma stai zitto, che non sei capace, dico non sei capace. Ma ha più senso se lo scrivo a mano. Perché mi devo sbattere per farlo. Tra l'altro, volete partecipare al mio piccolo infarto? Ho svuotato un po' il portafoglio dalle puttanate. Stamattina l'ho aperto e non ho le carte. È vuoto, vedi? È venuto il fatto. In realtà quelle che mi servono ce le ho, ma è vuoto. Catroi. Oops, you. Ma, scusa, ma io posso giocare a Destiny con Cipollino 2006? Minchia! No, guarda, Cipollino 2006? 2006! Mi dispiace, Karim. Bestia. Bellino questo. Fatto. Lo so, poi cambio il colore, ragazzi. Pastani 2, grazie. Te ne è andata? Cosa? Fatta. Cosa? Sta dicendo? Di che cazzo sta parlando? Che succede? È fortissimo, gatto. Dai. Precoce 57, ma con cosa sto giocando? Però precoce 57 non è così precoce, secondo me. 57? Esatto. Sia che è nato nel 57, sia se ha 57 anni, in tutti e due i casi. 57 mesi, magari? Hai ragione, puoi avere ragione in questo momento. Ciao, Fra! Cipollino 2006, altro che Pennywise. Quello è... Altro che? Quello è il male incarnato. E allora balliamo. Col video nostro spopolato, vero Karim? Quale? Di allora balliamo, te lo ricordi? Ah sì? Cos'era? Era di Instagram, vero? Sì. E allora balliamo. Karim, precoce che 57 che potrebbe essere il padre di Cipollino 2006 per errore. È vero che lo sta tenendo d'occhio. Come si chiama questa tecnologia di disegno, Manu? Si chiama... Come posso dirti? Non lo so. Penna su carta, forse. Madonna mia, Tommaso, alla grandissima. Beato te che puoi vedertelo così. Gatto, tu sei andato a vederlo Dunkirk? Niente, gatto ha le cuffie. Se volete insultare... No, sto scherzando. Gatto! Ma non parlargli che sta montando. Tu l'hai visto Dunkirk? Dunkirk. E cazzo, volevo parlarne al Sabatalk, però... Solo tu guardi la roba in italiano, coglione. Va bene, va bene. Però mica mi rispondi. Cos'è? Un film? Di Nolan, di guerra. Poi mi chiede cos'è, mi chiede. No. Ma manco cos'è quello lì? Scusa, Karim, no. È peggio uno che non lo conosce neanche o uno che almeno lo guarda? Ma no, ho capito qual era, però ho visto i trailer, è un film di guerra, sinceramente.
È incredibile, gatto. Va bene, niente, dai. Niente, hai ragione tu. Che ti... Capito, ti dai il mio gusto personale, tu mi hai detto sei una puttana. No, ma ho detto che hai ragione tu. Vedi da dove ho preso l'esagerare con le risposte, vedi, vedi. Cosa ho detto? Ci sono, ci sono ragazzi cinema che danno in lingua originale qua a Torino, sì, ma Karim sì, non ma la vuole. Cioè, è un film ogni 20. No, sai cosa ti danno in originale? O le grandi cose strappacoglioni che premiano poi agli Oscar. Del Festival di Venezia. Esatto. Sì, sì, è vero, è vero. E è vero. Sinceramente faccio a meno di guardarli qualunque lingua siano. Mamma mia. Non serviva a dirla questa frase, no? Ma mi puoi imputare quanto vuoi, mi rompo le palle. Va bene. Oppure i film di supereroi. Ti piacciono? No, no, farò quelli lì in lingua originale. O quelli super da cinefilo che si sniffa la... La pellicola? La pellicola bruciata nel cucchiaino e poi se la fa in vena. In vena. Oppure i film di supereroi. Cioè se tu hai una cagatona o una roba super impegnata, non puoi dirti in originale un film normale. Vabbè, adesso però gatto calmati. Mica mettono quelli italiani, tra l'altro. In originale. Quei sottotitoli. Gatto però calmati, ha detto, non tutti i film di supereroi sono cacatone, dai, quasi, non tutti. Non fare di tutta l'erba un fascio, gatto. No, ma a me piacciono tanto i film di supereroi, però figa, non è che vai al cinema e dicono, guarda, io sono andato a vedere l'ultimo Spider-Man, figata del cinema. Postmoderno, moderno, perché stai lì poi a fare il critico cinematografico con le inquadratori. È l'uomo ragno, infilatelo nel culo. Io sono su questo sono d'accordo con te. Per quello ti dico, cioè, cagatona, non nel senso che siano brutti film, anzi, mi piacciono un sacco, a parte Thor. Il Thor nuovo sembra carino il trailer, sì, l'hai visto? Vedremo. Ogni 5 minuti il brindisi cordiale, quello lì è il brindisi cordiale. Parla da Veneto, Karim. Parla da? Veneto. Ah, giusto. Ricordati che non è di qui, ricordatelo. Neanche Karim. Un pinguino dell'Ogni. Vuoi volere il pinguino dell'Ogni? Oh. Chi gassu gal, caralho? Quello è suo. Quello è suo. Cos'è che era quello lì? Era il pinguino dell'Ogni, era. No, sì, era. Sì. Sempre il pinguino dell'Ogni. Sì. Karim, al posto di assumerti per fare i fondini, sì. Ti posso assumere per soffiare via il grattato del retino? Se mi paghi bene, te lo faccio anche a casa. Bravi com'è? No, no, gatto. No, io. Poi mi viene una sincope. Dopo un po' è morto, ti vedo svenire. Niente ragazzi, visto che oggi è partita tardi e dobbiamo dare lo spazio anche alla Cichibe, giustamente perché non posso rubare le cose agli altri. Lo stile di disegno. Come tutti? Ho sbagliato? Chiusissimo! No. Ci vediamo domani in live, perché io mancano 5 minuti e siamo arrivati molto indietro, quindi non ha senso continuare per 5 minuti. Quindi vi vorrei salutare, e questo qua io lo finirò nel weekend, ve lo faccio vedere lunedì, e lunedì vi faccio vedere anche Batman finito, e facciamo altro. Però ci vediamo domani da gatto, e ci vediamo sabato per il Sabato Talk, ragazzi, qui... Sabato per un Sabato Talk incredibile con gatto e Karim. Aspettate un attimo. Al Sabato Talk di questo sabato parleremo di quale sia l'angolazione migliore per leccare un cazzo. Tutte!
questa cosa non era stata, non era stata, ci piace così, ci piace improvvisare con queste porcherie. Ciao mamma, un salutone a mia mamma che sta streamando. Ciao nonno. Scusami. Bella raga, dai, tutta poster, dai, è forte. Tutte. Ci vediamo domani da gatto. È sabato qui, sempre alle 16 per il Giga Sabatalk. Allora? E niente, io ci metto sempre un quarto d'ora, ma sono abituati così a chiudere. Su ritardati. Il fatto è che poi sono gli stessi che seguono voi e ve li faccio ritardare anche a voi, capito? Pensa. Bella rega. Ma non è ancora spento? No, aspetta, devo parlare con Itami. Itami, lo finisco e te lo mando via mail. Ti mando la foto via mail. No, va bene? E poi lo facciamo vedere anche lunedì finito. Buona serata, ragazzi. Ah no, ma ci vediamo anche stasera da gatto, forse. Ci vediamo stasera da gatto, ragazzi. Niente. Stacco prima io, allora. Non so cosa sia questo oggetto. Accende il fine del culo. Ho mancato una donazione? Ah, c'è un altro... No. C'è un altro no. Ah, ok. Pastani 3, ragazzi. Scusate. Pastani 3 ha detto non chiedere a gatto che vive la mia stessa situazione. Lui ci conosce nelle sue live. Comunque ho accettato. Ha accettato di uscire con la sua ex. E quindi niente. Sì, Maria. Maria, io lascio lo studio. E ci vediamo domani. Ciao ragazzi. Salutate ragazzi, fategli educati. E chiudi sta cazzo di live. E finisce così in bellezza come al solito. Ciao ragazzi.